Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio del Gian Giardino. Anche questa volta ci sono io, Gianni, e a farmi compagnia un amicone di vecchia data. Per molti è Dottor Gonzo, per alcuni è Argo, per pochi è Braciola, solo per la mamma Anthony. Buonasera. Un applauso ad Anthony. Benvenuto Anthony. Buonasera Gianni. Non mi lasciare così. C'è ragione Gianni, non sono abituato ai salotti non di alto abituato, rango. No. Questo salotto è più trash di quelli di Canale 5, quindi... Più trash della D'Urso? Sì, infatti possiamo chiedere alla regia di farci una bella smarmellata come Barbarella, che così sembriamo tutti più giovani. Non so se vi rendete conto, ma io sono Bordeaux, non mi faccio le lampade, ma sono andato a cogliere le olive stamattina, quindi... Sì, dopo mettiamo anche il filtro antitrippa per me, eh? Quindi, regia, fammi bello come Barbarella, grazie. In tutto questo, io ti ho invitato perché il tema della settimana ruota intorno a una parola con tante S. Business. E visto che tra tutti i miei amici tu sei quello un po' più affarista, ecco, hai un po' l'ipetto, hai le mani un po' ovunque, però sempre tipo sporche di vernice, sì. Okay, tipo di giorno tatuatore, di notte ora fortunatamente riposo, di Gianni. Notte io ti lasciavo brighter, però se vuoi riposare puoi appendere. È stato un brighter mix tutto, mix nottambulo, mix sonnambulo, di tutto. Party boy, sì, bravo. Visto che il tema è business, l'arte di arrangiarsi, soluzioni punk per sopravvivere, soprattutto alla vita universitaria di voi, sì, voi studenti fuori sede. Io sono stato uno di voi per 7 lunghi anni e avessi scoperto che con una tazza e con il forno a microonde della nonna si poteva fare quello che vedrete oggi. Sempre quando hai un forno a microonde a casa. Sempre se hai un forno a microonde. Se non sei ancora più abbandonato. Esattamente. Io avrei svoltato la vita universitaria. Prima di iniziare a mangiare mare. Mamma mia, il momento più bello. Proporrei un brindisi con un bel quick latte al cioccolato, no ADV, ok? Grazie. Da bere in un sorso praticamente. Da bere in un sol sorso, io non vedevo l'ora, da che ho aperto non vedevo l'ora di bere questa roba. Mamma mia. Ma quanto è buono il quick! No, mi metto le ciabatte e il pigiama e vedo la melevisione. Sì! Basta, mettete la melevisione. Qua ne facciamo uno per uno. Pietta a pietta. Quanto è? Uno per due. Bravo. Vi indico gli ingredienti. Abbiamo bisogno di farina, zucchero, latte, cacao in polvere, un uovo e del lievito in polvere per dolci. Avete dimestichezza con le polveri culinarie? Due cucchiai di farina. Prendiamo lo zucchero e lo svagantiamo insieme alla farina. Poi ci serve il cacao in polvere, che potrebbe essere anche l'additivo del nostro quick. Prego, svacanta il tuo cioccolato all'interno delle altre polveri culinarie. Attenti col cacao, che potrebbe essere sempre un'arma per morire. Ora, la cosa che farà... Ah, il punk? No, okay. La cosa punk dopo. Ah, ok. La cosa punk dopo. Adesso aggiungiamo il lievito, che permetterà a tutto il nostro fatto apposta imbaradante... Che è questo? Sì. ...crescere e lievitare all'interno del buon vecchio forno a microonde della nonna. Io purtroppo odoro tutto, la mia ragazza... Almeno odori tutto. Questo... In teoria, che in pratica noi non lo sappiamo, noi stiamo sperimentando per la prima volta insieme a voi questa cosa, quindi seguiteci e capirete come andrà a finire. Quindi svagantiamolo il lievito. Vi ricordo sempre che per le quantità dovete condividere uno screen di questa puntata, taggare Broken Lights e il buon vecchio Dottor Gonzo Fuck the world. Su Instagram e vi arriverà il messaggino con tutto il ricettario. E dopo ci metti due cucchiai di latte. E questi sono due cucchiaini, però. Sono due cucchiaini di latte. E un uovo. Queste sono le uniche quantità precise che posso darvi. Per il resto già sapete come fare. A occhio. Svaganda dentro, vai. Rompi l'uovetto, non far cadere le scorce. Perfetto. Mamma mia, si proprio figlie monticelle, guarda là. Bravissimo. Hai già fatto giallo. Ora arriva la parte simpatica. Regia, la regia! La regia! La regia! La regia! La regia! La regia.
dopo che avete sbattuto e avete questa bella consistenza così liquida e vellutata del composto, e il liquido è vellutato il tuo composto, mamma mia! Mamma mia! La nostra soluzione punk. Che devi resistere nel non mangiarla prima di fare la mano, ovviamente. Cioè, però questa è una barretta al cioccolato. Tè, con i biscottini, i cookies. Questi sono i tuoi tre pezzi. Io consiglierei. Puoi gestirli praticamente. Puoi gestirli. Io tipo uno lo chiavo in bocca. Sì, pure io. E due li chiavo proprio qua al centro del. Del coso. Qua, così. Ma noi ci mangiamo questa cioccolata. Lo mettete dentro. 800 watt. Un minuto e mezzo. E premete il pulsantino di avviazione. Visto che noi ci chiamiamo Broken Lights, ovviamente, è rotto. Il nostro microonde è un degno membro del team Broken Lights. La lampadina rotta. Diamogli un nome. Dateglielo voi un nome al nostro microonde. Nei commenti. Nei commenti. Ragazzi, qua si sentono cose che vengono dal forno a microonde, però non avendo la luce noi non sappiamo cosa verrà fuori. Quindi è tutto a scatola chiusa. È una mug cake al buio. Un odore sta salendo. Speriamo. Non so se... Io ho paura. Io ho paura? Non lo so. Secondo me non è fatta. Lo vogliamo vedere? Però si sente un po' tu. Siete pronti? Vediamo che c'è uscito. Vai. Panama. La regia, dammi un primo piano di questa macchina. Che bellissimo. Bellissimo. Ok, nel frattempo che decoriamo questo e ci facciamo due chiacchiere, io metto a fare la mia. Nella prossima puntata facciamo anche il pane. Fermati. Poi prendiamo lo zucchero a velo, quanto basta proprio. A saffone. Così. Ignorante va messo. Da stendere. Da stendere, sì, a piacimento, esattamente. Stendi la tua polvere alimentare a piacimento. Faccio un po' di stalla, raga, ma... Va benissimo, la regia mi dà uno zoom sul dito, per favore. La regia, il dito voglio! Il dito, guarda! Stendilo! Tornando a noi. Non male. Tornando a noi. Insomma, tu hai studiato a Bologna. Sì, sono stato come te 7 anni, Gianni. Sentiti libero di parlarci delle tue esperienze, tipo... Un modo facile e veloce per uno studente di Bologna per alzarsi due soldi. Cazzo, devo fare la spesa, mi servono 20 euro. Esiste. Vabbè, un tipo inutile girarci intorno. A Bologna c'è una grandissima compravendita di biciclette e tutti conoscono Bologna come l'Amsterdam d'Italia, oltre che per l'erba, maggiormente per le biciclette. Quindi è capitato che per sopravvivere ho iniziato magari a vendere una mia bici, la bici del mio coinquilino che... A sua insaputa. A sua insaputa magari. O bici di coinquilini che se ne andavano e non ritornavano a riprendersi la bicicletta. O di amici che sparivano in dei viaggi, in degli Erasmus. Però tipo magari tornando a casa vedevi una bicicletta senza catenaccio, che fai? Sì, no, beh, se la trovi senza catenaccio è praticamente come se trovi un portafoglio, cioè. È giusto. Se il portafoglio... Ci lasci solo i documenti. Esattamente. Ricordiamo che questa è una puntata per... Affaristi, soluzioni punk. Soluzioni punk, quindi senza giudicare quello che si fa. Uno qua studente, si sopravvive. Esatto, uno si studente deve che deve sopravvivere. Esattamente. Sì. Cioè ce ne stanno talmente tante perché mi racconto tipo, com'è tu rubi una bicicletta, sì. Ok, ma la settimana prima te l'hanno rubata a te. Esatto, mi hanno rubato tante bici quante forse ne ho vendute. Ok, quindi è tutto un karma. È tutto un infinito, è un cane che si morde la coda praticamente. Cioè, però c'è sempre un business. È chiaro, cioè, se sei capace sì. Allora, vi racconto com'è nato praticamente. Sì, siamo curiosi. Non sono Lupin, non sono il capo dei ladri, però mi è capitato di... Ma com'è, tutti a Bologna hanno venduto la loro bici? No, ci tengo. Perché c'è stato un periodo pure in cui si diceva: tu sei a Bologna, là lavori, rubi le bici, vero? No, io in realtà studio. Mi sono anche laureato, quindi dottor Gonzo. Solo brava vale gente al Gian Giardino, ragazzi. Tutto è nato un giorno, primo anno di università, che sono andato all'asta delle biciclette.
che era un'asta apposta per non favorire il rubare le bici, il furto di bici. E c'era quest'asta in Montagnola. Chi sta a Bologna conosce sicuramente Montagnola. Montagnola, che è un posto fighissimo dove fanno mercato, vabbè, c'è tutta un'altra storia. Insomma, fanno questa cazzo di asta, che non era un'asta vera e propria, tipo, questa è la bici, ok, 5, nessuno offre 5, datemi la bici. No, per far alzare i soldi, più come si dice, il livello di guadagno, okay, loro facevano così: ok, vendiamo questa bici, l'asta parte da 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, cioè in automatico facevano loro questa cosa. Quindi devi alzare subito la mano. No, portavano già stesso questo collettivo, ah, okay, anticontrabbando a un livello alto, che uno studente che la paga 10-15 euro in piazza, come può cacciare 80 euro per prevenire questa cosa? No. Quindi mi metto io lì, mi sono detto: posso cacciare 80 euro? Decido di non comprare niente, ovviamente, perché con 50 euro magari ci campavo un mese intero io con la spesa tra pasta al pesto e pasta al burro. Mentre tornavo a casa, trovo una graziella per la via di casa, proprio 200-300 metri da casa. La riconosco che era una di quelle, è stata venduta tipo a 80 euro, pensa, tutta rimessa a posto, a questa cazzo di asta. Di asta. Mi avvicino, faccio: no, la graziella di oggi. Il pirla che l'ha comprato, mi viene a dire pirla perché mo con tutto il bene è un pirla, ha lasciato la bici con la catena nuova e la chiave. Appena comprato, il ragazzi, giorno stesso. Un round di applausi. Certo. L'occasione che fa l'uomo ladro, sì, cioè, mi dispiace che ci hai speso quanto cazzo ci hai speso, ma non posso trovare una bici graziella, che poi è una di quelle ambite fighissime, molto Tumblr. È un po' come andare, capito, all'autogrill, esatto, e consumi dentro senza passare dal vino. Sì, se entrate in un bar e ordinate caffè, cornetto, magari soprattutto quando vai tipo post serata, quindi tu sei un po' lanciato, quindi sei molto più sciolto, e il barista giustamente è aperto da poco, quindi non avrà la freschezza, magari faccio un caffè e un cornetto, consumo tranquillo, poi vedo che tutti quanti, chi pagava, chi faceva, io tranquillo ho fatto: arrivederci, grazie, grazie a lei, me ne sono andato senza pagare. A me comunque tutti, sì, l'occasione che fa, sì, sì, io poi ce l'ho un po', purtroppo tutti i miei amici lo dicono, tu non hanno mai conosciuto uno hardcore come lo sono io, perché magari sei troppo hardcore nella vita di tutti i giorni, non lo puoi notare, però chi mi ha vissuto negli anni sa che ho anche un pulmino, perché magari ci ho vissuto dentro quando stavo a Bologna, quando sono tornato per lavoro, cioè ne ho fatte di ogni per riuscire a stare in quella cazzo di città che non ti permetteva di avere quello che volevi. E quindi soluzioni punk per sopravvivere a Bologna, esatto, sono tornate utili. Sì, sono salito da giù con un cuscino che ho lasciato direttamente in macchina, pensa, non ho proprio sceso. Direi che è arrivato il momento. Ma di... si brinda anche con la... Sì, regia, io vorrei che tu inquadrassi questa cosa che sto per fare. Cioè, sta affondando malissimo qua dentro. Ma è cotto, bello, cioè, guarda dentro. È proprio pan di spagnoso, bellissimo, buonissimo, c'ha un buon odore. E adesso è arrivato il momento più atteso da tutti, il momento ASMR. Inizio veramente di no. Ma che ho fatto? Mamma mia. Uno già la sei finita. Regia. Non a caso ho preso un po' più di te, Gianni. Io me la sto un po' godendo, anche se sto aspettando il momento in cui incontro la mia sorpresina punk. Questa è un'altra, guarda, è un'altra soluzione punk, è mangiare veloce e bere tanto per avere la sensazione di essere sazi. È finita. Cioè, me ne mangerei altre 25 io, non so tu. Io sì, Gianni. Se vuoi, mo chiudiamo baracca e burattini e ce ne facciamo almeno un'altra. E ci smezziamo l'ultimo quick rimasto. E ci smezziamo l'ultimo quick. Quanti aneddoti avrei potrei cacciare ancora. Ma alcuni sono anche un po' che me ne vergogno anche in realtà, capito? Facevo il biglietto per tornare, questo vale per chi vive al nord quindi, e scende in Molise, vabbè, ma poi di conseguenza per le fermate dopo. Coi Freccia fanno poche fermate, quindi quella prima di Termoli è Pescara. Tu facevi il biglietto fino a Pescara, poi se ti beccava il controllore e ti diceva: la prossima però devi scendere, qual è un problema?
provato e risparmiami, capito, 4 euro 5 euro sei male. E poi dici, guarda, mi sono addormentato, hai ragione, guarda, mo... E una volta mi è capitato che il controllore andare a Milano e fai il controllore gratis. Il controllore mi ha venuto vicino, guarda, lei doveva scendere così, così. Poi con i treni ci ho sempre avuto dei cazzi, no? Pure a Bruxelles sono sceso a Liege, vabbè, là perché mi sono addormentato in Interrail. Ho fatto controllare stesso al controllore, gli guardi, ma ora che scendo a Termoli mi sa dire l'orario per tornare indietro? Una cazzata, ovviamente. Sì sì, come no, certo, a disposizione, la ringrazio. Quello parlava, la testa mi bombava, coglione. Vabbè, mi stava venendo il freddo addosso a pensare a tutta sta roba. Voglio andare a fare un viaggio a scrocco su Italia. Sì. Ragazzi, siamo giunti al termine. C'era una parte di Amazon che faceva casa. Questo è un contenuto esclusivo. Ricordatevi sempre di fare uno screen, condividere sui vostri social questa puntata taggando Broken Lights e il buon Dottor Gonzo FTW e riceverete contenuti esclusivi speciali solo per voi. Dal Gian Giardino, Dottor Gonzo, la regia, l'aiuto regia, è tutto. Ci vediamo al prossimo svacco. Seguiteci, mettete like al video, attivate la campanellina, non mancate. Bello, bello, state buoni. All'anno che va.